E buon Natale! Buon Natale ragazzi, oggi è il 25 dicembre e come ogni anno, ormai da quando ho il canale, facciamo lo swap natalizio! Ma che cazzo siamo? Siamo una cazzo! Sono ragione domani! Anche quest'anno swap natalizio, la mia bestie ed io ci siamo fatti il regalo e lo andiamo a scartare con voi. Abbiamo appena girato il regalo che ho fatto io ad Eleonora e lo potete trovare sul suo canale, trovate tutto giù nell'info box. Esatto. Ma prima di spacchettare questa cosa gigante olografica fucsia, ah, cioè che ho tipo rotto adesso. No vabbè, davvero, non ce l'ho più, va. Via. Vabbè, ciao, finito il video. Basta. Prima di aprire il mio regalo, anche qui vi ricordiamo che c'è un regalo anche per voi. Io e Deborah infatti abbiamo deciso di collaborare insieme a mettere tutte e due in palio dei regali. Io sto facendo 12 giorni di giveaway e questo fa parte dei 12 giorni di giveaway ed è l'undicesimo. Quindi poi domani ci sarà l'ultima possibilità di vincere l'ultimo premio. Ma il premio di oggi è speciale perché appunto ha doppie cose e abbiamo messo in palio in questo premio il kit dei Matte vs Metals Vault con le Liquid Sweat e i Cosmic Metals di NYX Professional Makeup. Sempre NYX Professional Makeup, il City Set in edizione limitata a Dublino con tinta, ombretti, blush e illuminante. Anche questo qui ovviamente era in edizione limitata, quindi go get it. Poi abbiamo un blush di Neve Cosmetics che si chiama Escape, ed è questo bellissimo corallo pescato. Un siero viso della linea Spa Resort. Un Velvet Kiss mattitone di Mesauda Milano in questa colorazione un po' viola orchidea. Un blush in crema di Sephora, è sempre di Sephora. Un eyeliner, non mi viene la parola, è tipo la terza volta e provo a dirlo. Questo è particolare perché si usa con il dito. Esatto, particolare. Deve essere un po' più semplice magari, esatto, perché le prime armi. Due smalti, uno un po' più estivo, uno un po' più invernale. E infine il mascara in edizione limitata per questo Natale di Glossip, questo è volumizzante. E una delle nostre lip lingerie preferite, la numero 15 Bustier. Un bellissimo bellissimo nude. Tutto questo pacco lo potrete vincere. Come? Quali sono le regole? Allora, innanzitutto, essere iscritte a questo canale e a quello di Eleonora. E avere il profilo pubblico. Perché dobbiamo controllare che effettivamente abbiate rispettato tutte le regole. Stessa cosa vale anche per Instagram, dovete seguire sia me che Eleonora. Trovate qui e giù nell'info box i nostri nomi. Se non ci seguite ancora, potete ancora andarlo a fare. Ancora, ancora. Poi si chiudono le iscrizioni su Instagram. Ora o mai più, no, ovviamente non è vero. Lasciare like e un commento sotto questo video e sotto il video di Eleonora facendoci sapere perché vorreste vincere questo pacco. Come dicevamo nell'altro video, non c'è un limite di commenti, potete lasciarne quanti volete. Ovviamente magari datevi un limite al giorno per non rischiare di finire nello spam. Dopo dette queste regole, semplicemente buona fortuna! Sì, qualcuna di voi potrà spacchettare insieme a noi. Il vincitore sarà annunciato il 30-31 dicembre sui nostri social e il pacco sarà inviato poi nella prima settimana di gennaio, quindi per festeggiare al meglio l'inizio di questo nuovo anno insieme a noi. Siamo contente, sì. Speriamo che vi piacciono. Sì, ci abbiamo messo tanto amore a prepararvi questo pacchetto, perciò speriamo bene. Sono più ansiosa adesso che prima. Perché? Perché sono più ansiosa di vedere la tua reazione al pacco che la mia ai regali. Allora, a parte che Deborah l'ha già sgrinfiato. Sì, l'ho già rotto, però è troppo bello. Allora, qui c'è anche un bellissimo adesivo con scritto oggi scartiamo tutti i regali. Ma che figata, dentro è argentata la carta. Sì, è duble face. È duble face, ah veramente? Oh scusa, con questo swap, ma che bello. Stiamo tipo prendendo a pacchettate di regalo in testa, ma è bellissimo. Ovviamente io le ho messo dentro varie cose per confonderla. Yay, che bello. Allora, innanzitutto vedo già che ci sono gli adesivi sui pacchi. Ma ci sono i bigliettini. Esatto, perciò ho detto che si sarebbero ammazzate delle risate. No ragazzi, quando vedrete, se non l'avete ancora fatto, il video dei regali di Ele, cioè riderete troppo che abbiamo fatto la stessa cosa. Cioè questo vuol dire proprio che ormai siamo sullo stesso livello. Oddio, che non so quanto sia positiva come livello. Comunque non ho idea di che cosa tu mi possa aver regalato. Oh, non guardare io troppo. Io voglio vedere tutto. Vai,
Allora, vabbè, questo che sta sopra lo puoi scartare. Allora, su questo pacco tutto brillino c'è scritto: questa notte si fa festa, una sirenetta non resta mai intrappolata. Ma tu sei bionda. Che cosa vuol dire? Ma ho scritto non ci resta. Non vi resta mai intrappolata dentro a cosa? Rete, è una rete, che bello! No, raga, io sto in fissa con questi calzini. Ma poi sono tutti brillini e serenosi. Esatto. Che bello, grazie. Quando l'ho visto ho detto no, sì, devo troppo prendere. No, ragazzi, questi qui sono dei calzini a rete come vanno adesso tantissimo di moda. Ma la cosa particolare è che nella rete nera sono incastonate, non so se lo riuscite a vedere, tutti dei brillantini celesti e ricordano troppo le sirene. Questi esatto. Me li metto oggi. Anche perché comunque dai, adesso ormai è stagione di abbandonare poi piano piano quelli più freddi. Questi poi li metti anche a vista di solito quando è estate. Con il risvoltino. Con il risvoltino. Bellissimo. Ti piace? Sembra molto. Anche io metterò qui tutti i miei regali. Ok, allora non so cos'altro farti scartare per... Secondo, diciamo questo perché secondo me lo capisci subito che cos'è. Questo sì, penso di aver capito che cos'è. Non è un'isola greca né un sistema operativo, è un EOS. Ho visto anche l'immagine dell'ovetto. No, immagine sto fritto sul divano, top, magari. Però non è normale. Che cos'è? Non so se c'è in Italia questo qua. Io non l'ho visto. Quindi l'hai presa da... L'ho presa da una parte nei miei viaggi, ne faccio due al mese. Limite del... Ma che bello! È troppo carino! Oh! No, ragazzi, ma guardate! È super natalizio! No, vabbè, ovviamente lo andiamo ad aprire subito. Esatto. Piace, credo che sappia proprio di Candy Cane. Oddio, io adoro. E io odio, infatti. Sono contenta che ti piaccia. Wow, ma guarda, a parte sembra un misto tra un EOS e un 4€. Non so perché. E dentro è bianco. Odore di candy. Wow. È buonissimo. Sì. Proprio di menta dolce. A me questi piacciono perché non fanno spostare troppi rossetti, quindi li metto sotto i rossetti liquidi, per esempio. Eh sì, è vero, perché non sono troppo spessi come texture. Mi piace molto, grazie. Poi è proprio bello tipo nella collection, perché è così. È vero. Cioè è unico, gli altri non sono così. Quindi sono contenta. Sono emozionata, guarda tutte righe. Allora, è difficile scegliere che regalo dare, vero? Sì. Questa è una caramella. Ma che bravo che sei, ami a fare pacci. Che poco è più corta. Tipo monca, ma vabbè. Non ho il bigliettino, questo è che non sapevo cosa scrivere. Perché secondo me già si capisce troppo. E quindi no. Però c'è un... Ho capito che cos'è, ho capito. Ma sopra c'è un bigliettino che lo fa capire anche. C'è un cotto. Questo ve lo dico così vediamo se ho indovinato, anche se sono sicura al 100% della Coco Clear, la maschera di Alloba di cui io voglio troppo. Apri che cazzo. Se apri, amore, penso io il problema. Ma raga, oh, ma c'è questo regalo che volevo tipo da una cifra, non vuole me. Sta venendo a me, io volevo una cifra. Che bello. Questo praticamente, per chi non avesse capito niente, in questo mio momento di sclero, che in tutti gli swap sclero sempre. Evviva! È una maschera detox purificante della marca Hello Body. La consistenza è diversa da tutte le altre che ho. Sembra cioccolato, io me la voglio troppo mangiare. Grazie, mi sono molto felice. Anche io sono felice, che ti piace, che finalmente adesso c'è. Mamma mia, che bello. Ma i miei regali sono così Tumblr. Allora io direi che si tocca una beccana per rimanere in tema. Oh god. Ah, oh, che bello. Back out. Oh, il contro. Ah, oh, che bello. Esatto, questa è proprio tua. Sì, no, adoro. Allora, a parte il fatto che è una maschera di Primark. No, là c'è il prezzo, no. Non avevo capito, poi tanto ce l'avevo comprato pure io per lei. Quindi c'è la versione unicorno. Sì, e questa qua è una maschera che avete visto anche sul canale in un'altra versione, con tutti i cactus. E questa è Oil Control. All'interno ha guava, wild cherry extract e black mulberry extract. Grazie.
spa proprio. Esatto, spa. Dopo tutte le stupidezze, queste cose spa comunque. Ci siamo viste un po' stressate. Stiamo crescendo. Sì, stiamo invecchiando, ragazzi. Stiamo invecchiando. Prossimo swap dentiere trasparente. Però ancora maschere per il controllo dello, cioè oleosità, eccetera, eccetera. Poi quando arriveremo all'antirughe, amo. Ragazzi, vuol dire che ci seguirete proprio da sempre. Sì, a me in realtà peggio regalarla. Comunque, non so che cos'altro farti scardare. A parte, mi fa troppo, ci sono troppe cose che mi fanno ridere che ti devo dare. Quindi non so da quali partire. Allora, dimmi se vuoi ridere o vuoi una delle cose che... like, tipo make-up. Dammene una di make-up. Ok, allora, vai. Questo vabbè, ho già capito che cos'è. C'è scritto: oggi mi sento bella. Oltre il rossetto metallizzato e l'illuminante sull'arco di Cupido, come non puoi lasciarle passare inosservate le labbra. Che bello, che genio, Deborah, complimenti. C'era lei nei video, continuava a dire: comunque sono ancora un po' gonfie. E c'ha l'arco di Cupido illuminato. Rossetto metallizzato. Allora, ce la farò ad aprire anche questa caramella. È una tinta di Jeffree Star. Ah, non è una tinta. No, amore, non hai capito quanto li volevo provare questi. Questo non è normale comunque. No, vabbè, questo è Beauty Pageant. Mi sa che ancora non hai capito bene. No. Oh, amore. Sono bellissimi. Infatti, quando mi è arrivato, ho detto no, quello devo provare anche io un rossetto perché sono bellissimi. Proprio il pack. No, amo, non hai capito? Io l'ho visto stamattina dal vlog di Cleo Thompson. Amo, era troppo duro, cioè non potevo non prendertelo. Amo, anche se non lo usi. Amo, lo userai, però non lo usa. È troppo bello. Amo. Praticamente è rosa, super super glitterato. Secondo me questo è bello anche come topper. Ragazzi, c'è specchiatissimo. Amo, pure questo soltanto da collezione. Cioè, mi dispiace quasi usarlo. È bellissimo. Però come profumano? Non dico qualcosa. È dolcissimo. Che poi buono. All'inizio non lo senti e poi ti arriva tutta la svampa. No, dovrebbero fare anche i rossetti liquidi di questo odore, secondo me. Sì, anche secondo me. Amo, grazie, sono troppo felice. Cioè, questo me lo metto tipo sulla makeup station, fermo, immobile. Grazie. Sono felice. Adesso ti do questo. Cos'è? Non che tu ne abbia bisogno. Quello che hai sta messo benissimo. No. Stai prendendo in giro, che cos'è? Aspetta, voglio cercare di indovinare. Non che te ne abbia bisogno, quello che sta messo benissimo. No. Ho capito, che cos'è? Io sono troppo brava a capire, cazzo. Dai, io pure, dai, ci ho capito un sacco di tuoi. Sì, ma cioè, però una volta li sentivo, perché altrimenti non me li sarei aspettati, tranne me. No, no, quello no. Ragazzi, questo è il nuovo per tagliare per la macchina. Ma poi guarda quanto fa ridere la cosa. No, vabbè. No, ragazzi, a parte amore, io lo volevo troppo. Cioè, testimone Pi lo può dire. Quando ti ho comprato una cosa che vedrete nel video, non ve lo voglio spoilerare, ho visto questo e gli ho detto a Pi, cioè, perché cavolo l'ho visto proprio adesso che non me lo posso comprare. Cioè, ragazzi, questo è un portachiavi che andrà a finire subito sulle chiavi della mia macchina. Lei è stata brava perché ha elevato il prezzo. Lei no. Ed è a forma di gattina, tutto peluscio. Però cioè, il motivo del biglietto è che il mio portachiavi della macchina, che tra l'altro abbiamo detto anche nel suo video, è nero, è distrutto e me l'aveva regalato nello scorso swap. E era proprio arrivato il momento di cambiarlo. Grazie. Questo è bianco, quindi ci metterà la metà del tempo a diventare nero. Ma comunque, che bello. Poi questi qua sono troppo belli perché ti aiutano a trovare subito le chiavi. Amore, è bellissimo, lo volevo troppo. Grazie. Vai. Sono the best, bionda fino alla fine, cuoricino hashtag. Che cos'è? Io penso che chi non abbia mai visto questo video o qualsiasi video nostro penserà che siamo tipo le persone più idiote della terra. Che così? Gallina. Beh, ma io per il Natale sono così a prescindere. No, io pure, troppo. Ma poi non sapete da quanto è che ci stiamo facendo questi regali. Quindi tipo non vediamo veramente l'ora di aprirli. Io penso tipo la prima cosa te l'ho presa, non dico settembre, ma ottobre. Che cos'è? The Monkey! Che cosa c'è scritto? Senti fino al... Ah! No, vabbè, adoro! Tipo Karen! No, raga! Ah, ma perché così quando dici pensi?
cuffie dritto. No, ragazzi, guarda, fino alla fine l'ho scritto nel biglietto. No, ragazzi, cioè, è bellissimo questo, l'ho detto subito. È una collana con scritto selfie queen. E ovviamente è al contrario, perché voi la vedrete dritta, immagino. Non lo so, perché dipende quando ti fai il selfie allo specchio, che tu te li fai magari a casa, no? Sì. E quindi quando ti fai il selfie si vede dritta la scritta. Amore, cioè, è una genialata sta cosa. Troppo. Però chi te la vede addosso invece la vede storta, quindi è fighissima. Amore, non hai capito che questa me la metto subito, è bellissima. Top. Ma con questo Monkey c'ha della roba. Ha delle cosine troppo troppo belle Monkey. Ed è un negozio che sta ad Amsterdam. E infatti quando l'ho visto ho detto no, questa la devo prendere per lo swap Deborah, perché è troppo troppo tua. No, bellissima. Ho pensato di prendermela, però cioè era troppo tua. Cioè no, era troppo bellissimo. Che mi ricorda anche un po' a Karen di Mean Girls, che si attacca la cappa al contrario. Siccome non ci siamo potute aiutare a vicenda, io per il regalo suo, lei per il regalo mio, abbiamo chiesto a Kevin di dirci: Kevin, ma più o meno siamo sulla stessa fascia di prezzo, ci stiamo, perché comunque volevamo rimanere, no? Non fare una cosa troppo e l'altra troppo meno. E lui, quando ha visto il mio e quando ha visto il suo, cioè sia lei da parte che a me da parte, ha detto: quando aprirete una cosa, ammazzere delle risate. E Deborah pensava fosse il portachiavi. E chi ha visto il mio video capirà perché. Invece io, che ho già aperto il mio regalo, so che è questo qua. Beauty Babe. No, Comfy Babe. Comfy Babe più vegan. Amore, se ci sono regalati gli stessi calzini rido. Oggi finisco di guardare l'intera stagione della mia serie TV preferita, magari. Stasera lo faccio, però. Amore. No, amore, ma me l'hai presa da... C'erano... Amore, no, non avete capito, ragazzi. Allora, a parte adoro. Cioè, amore, che bello. Sono troppo felice. Oh, sono troppo fighi. No. Infatti li volevo anch'io. Amore, non hai capito. Quando ho preso il suo regalo, che ci fa ridere perché è collegato, c'era anche questo che io volevo prendere a te. Poi ho detto, dato che è Natale, gli prendo quell'altro. No, adoro. Io questo qui l'ho preso sempre da Monkey, perché c'era tutto il reparto di cose tutte fighe. E questi li amo troppo. Sono amore, sono bellissimi. Ma poi guarda quanto è verde. Mi piace tantissimo. Sono questi. Oddio, che bello. Mi tu mi hai detto di non sbirciare troppo. Ma mi sei messo le cioccolate. Amore, io te lo dico, mangio che c'ho una fame. Esatto, non so quanto ce ne stanno, quanto ce ne sono rimaste, però apriamo. Penultimo regalino. Oddio, ragazzi, devi leggere a voce alta e devi cantarla. Vai. Sono morta. Amore, ho capito che cosa voglio troppo. No, notte però, ragazze, stai tranquilla che non si spavera. Me l'ha dato Uda. Questo possiamo capirlo solo io, Nonora, Kevin, Carolina e Ale. Ciao, Brian. E questo lo so già che cosa non volevo dire. Io ho messo queste cose per coprirmi, se no si capiva troppo. No, io l'ho capito da qua. Questo praticamente è un po'. Io mi sono ingegnata per non far capire da fuori. Sono troppo un genio, altro che bionda, ragazzi. Praticamente questo è il kit labbra che ci sta, cioè, troppo te, ecco. Cioè, ecco, più o meno l'ho fatta della stessa dimensione. È il kit labbra di Uda, che io al tempo, quando uscì, non presi, proprio perché all'interno di questo prodotto c'è un lip strobe, che sarebbe un gloss super, sì. E io, col fatto che con le labbra microscopiche prima non lo potevo prendere, non l'avevo preso. L'altro giorno ero sul sito di Sephora e stavo guardando tutte le cosine per girare il video sulle idee regalo. Ho detto, oddio, me lo ordino, me lo ordino. Ho detto, no, non ti puoi comprare niente. E yes! Cioè, questo è bellissimo, amore. Ragazzi, è bellissimo. Ma guarda questo. Quello devi svocciare, amore, perché è bellissimo. E io, cioè, ti giuro, guarda, il 90% per questo lo volevo. È no, troppo figo. È tipo oro con tutti i riflessini anche fucsia. E come si chiama il set questo qui? Non lo so, perché Trophy White Cacciara. Che è uno dei più famosi, tra l'altro. Bello, guardate il colore. Poi con le mie nuove lips, le mie nuove Kylie lips. E poi forse la cosa invece per la quale sono più excited è questa. È la matita. Io la matita non l'ho mai provata. Mi ricordo che la swatchiamo. Bella. Sembra che nabla come consistenza, è molto morbida.
E le facciamo al Sephora Breeze Day, ti ricordi l'anno sì. scorso? No, vabbè, l'anno scorso no, però un po'. Sì, quasi un anno fa. Che palle, grazie, my friend! Beh, cioè, è troppo figo con le labbra. Pensate, è veramente un sacco carino. Questo, se volete fare un regalo a qualche amica, vabbè, ormai è tardi, però magari per il compleanno, o se ancora glielo dovevate prendere, è bellissimo. Grazie, grazie. Amore, cioè, ti giuro, mi piace un sacco. Non so come facevi a Sinanzer, che è bellissimo. Ultimo pacco. Dammi il pacco. Allora, siamo arrivati all'ultimo regalo, che non è di make-up. Ok. E questo è il biglietto. Per non dimenticare che sei speciale anche la notte di Natale. Quindi è qualcosa di notturno. Cos'è, un corsino? Cosa è scritto dopo giorni di festa? Una buona siesta. Adoro. Cos'è? Cos'è? Non capisco. Ma a parte che è qualcosa di sirenoso. Amo. Amo, io impazzi. No, ma no, raga, mi metto a piangere. È bellissimo. Amo, ma stai scherzando? No, ragazzi. Ciao. Don't cry. È bellissimo. È tipo il regalo più bello che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita. No, allora, ricomponiamoci. Mi ha regalato una tuta, come si chiamano? Wendy. Una tuta pigiamino della sirenetta, cioè tutto sirenoso, che ha in testa una corona rosa e ha sulle tette le conchiglie. No, la Ariel della, così, ho tutte squame, vedi? Cioè, vabbè, ma io ci esco adesso, ragazzi, mi cambio, mi denudo. Amore, è bellissimo. Quando l'ho vista sono morta, non so come ho fatto spazio nella valigia, perché stavo in Amsterdam. Ma come cavolo hai fatto? Non lo so nemmeno io, perché tipo occupo un botto di spazio. No, vabbè. E non te la potevo non prendere. Amore, cioè, te lo giuro, è bellissima, la amo. No, vabbè, adesso vedrete tipo tutte le mie IG stories con questo. No, infatti ve lo faccio vedere da qui, così vedete com'è finale. Grazie, mi te lo giuro, mi piace tantissimo. Poi questa qui non l'ho vista, cioè non l'ho vista nessuna. Io non nessuna, l'ho mai vista, quindi non so se c'è in Italia. Ma non penso. Perché è di Primark, no? Quindi Primark c'è, però non l'ho vista, ecco. No, vabbè, bellissima. Che poi l'anno scorso mi hai regalato, sempre, che era sempre di Primark, la conchiglia, quella che si appende al muro, che ce l'ho appesa, ed è della forma di questo qui con la scritta rosa, e quindi si avvino. Yeah, grazie, mi prendo. Ah, sono felice che ti è piaciuto. Ci ho fatto tutti i due, un regalo più luscioso, i regali truccosi, che sì, i calzini. I calzini. Sono felicissima. Grazie, ringrazio ancora tantissimo la mia girl. Ragazzi, adesso da domani cominciamo a fare lo swap per il 2018. 2018, sì, l'anno prossimo ci regaleremo una casa. Ma perché io mi diverto troppo a fare regali. È bellissimo. Sono tutta Deborah. Ci sono veramente, ad Amsterdam è stato così. Cioè, nel senso, alla fine magari ti capita di dire no, voglio mettergli questa cosa, quindi la vai a cercare, eccetera, eccetera. Però ci sono, la parte più bella dello swap è quando non sei ancora di fretta, tipo ottobre, novembre, e cammini e vedi quella cosa, no, dici, questa gliela metto, non lo so. Cioè, Amsterdam è stato così, infatti è tra vero. Monkey, Primark, eccetera, eccetera, è stato troppo così, che poi, esatto, che poi anche per me, io quando, ad esempio adesso che sto finendo gli ultimi regali, ma il tuo era già impacchettato e pronto da un po', dicevo, cavolo, questo anche io non me lo regalo, perché vedo tutte cose che mi ricordano Bay. No, ragazzi, sono troppo emozionata, infatti mi fanno malissimo le guance. Ma lo sai che anche a me fanno malissimo i zigomi? Cioè, non è che siamo stati tutto il tempo tutte così. Infatti, penso che adesso quando andrò al lavoro sarò tutta musona, perché mi fanno male gli zigomi. Sono felicissima, grazie. Io spero davvero tanto che il video vi sia piaciuto. I miei regali nemmeno ve lo chiedo se vi sono piaciuti o no. Qual perché è non possono non piacervi. Ma è troppo difficile. Cioè, allora, di impatto forse questo, perché proprio una cosa c'è. È troppo mia, sembra che l'hanno fatta apposta per me. Ma in generale c'è qualsiasi cosa. Grazie. È finita anche questo Natale. Non possiamo farne un altro anche domani con altri regali? Sì.
Sono felicissima. Quindi ragazzi, io vi auguro ancora un buonissimo Natale. Speriamo davvero tanto che anche quest'anno i video vi siano piaciuti, vi abbiano tenuto compagnia e che vi siete emozionati un po' come noi nello scartaggio dei pacchi. Soprattutto se ormai ci seguite da un po', quindi magari avete assistito allo scarto di un regalo e avete detto oddio, quello vi piacerà tantissimo, perché ormai conoscete anche voi i nostri gusti, quindi tipo secondo me loro anche ci sarebbero fare dei regali romanticali. Anche secondo me, ma infatti le volte che magari abbiamo fatto qualche incontro o che ci avete portato qualche regalino troppo pensati, quindi adoro, grazie. Mi raccomando, non dimenticate di partecipare al giveaway, perché anche per voi c'è questo pacchetto da scartare. Esattamente. E non vedo l'ora che una di voi o uno di voi lo possa scartare ed essere felice come noi in questo momento. Se ancora non lo fate, mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi ai nostri canali, supportateci lasciando anche un like. Esatto, siamo arrivati alla fine dell'anno, ragazzi. Se ci avete visto tutto l'anno e ancora non siete iscritti, Male, perché non l'avete ancora fatto. E noi vi mandiamo un grande bacio, un buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, i vostri cari. Mangiate tanto, scartate i regalini e state con chi vi vuole bene, mi raccomando. E prendetevi cura di voi stesse con i prodottini detox. Anche voi, come farò io stasera. Col Pandoro. Madonna, magari lo sai che io ancora non ho potuto comprarne Pandoro vegano. Io ancora non ho mangiato Pandoro panettone. Zero. Ciao Ali. Tra l'altro, ragazzi e ragazze, se vi piacciono i nostri maglioni natalizi, che sono lo stesso maglione ma in due colori diversi, vi lasciamo il link giù nell'info box, perché so già che ce lo chiederete tutti quanti. Don't make me fall in love again.